Il centro storico dell'Aquila rinasce attraverso il Made in Italy, un vero e proprio villaggio di Coldiretti allestito in Piazza Duomo per 3 giorni con l'Aquila Made in Italy, valori e progetti 10 anni dopo il sisma. L'iniziativa è promossa da Coldiretti Abruzzo. Dopo il saluto delle istituzioni regionali e dei massimi rappresentanti di Coldiretti c'è stato il taglio del nastro. Obiettivo: lanciare un messaggio di rinascita e ricostruzione attraverso il settore dell'agroalimentare. Coldiretti ha un pensiero politico sicuramente ecologico, ha una visione ampia che cerca di salvaguardare le eccellenze del territorio. Sappiamo benissimo, anche qualche giorno fa abbiamo avuto un sisma alle porte di Roma, per cui l'Italia intera è una nazione sismica, per cui le istituzioni devono prevedere e ricordare quello che hanno fatto e devono ancora fare nelle zone terremotate. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo fatto tantissimo all'indomani del sisma, con l'immediata presenza sul territorio e solidarietà nei confronti degli agricoltori. All'indomani abbiamo anche, ripeto, il nostro pensiero e le nostre strategie, cercato di aiutare, c'è ancora da fare, queste realtà, e qui vediamo e possiamo toccare con il nostro palato le specialità e le eccellenze di questa regione e anche del centro Italia, perché non ci dimentichiamo che abbiamo anche l'Umbria, il Lazio, le Marche colpite dal terremoto. Presenti gli imprenditori agricoli di Coldiretti con i loro prodotti. È stato allestito in piazza anche un mercato di campagna amica, con all'interno l'eccellenza dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del centro Italia del 2016 e 2017, ma non solo, anche laboratori per bambini, stand con prodotti locali e uno spazio dedicato ai dibattiti e seminari, con tavole rotonde sul futuro dell'economia non solo aquilana ma abruzzese e anche oltre confine, perché erano presenti anche rappresentanti delle regioni colpite da altri terremoti. I produttori hanno raccontato i loro momenti difficili, ma anche della rinascita sostenuta da Coldiretti. E c'era anche il dottor Pulsoni, medico e agricoltore, che ha portato la sua testimonianza. Il territorio aquilano è particolarmente votato a una particolare agricoltura. Bisogna solo metterci le mani e si potrebbero sviluppare delle potenzialità enormi e anche bellissime.